Ciao, in questo video andrò a provare Zeri sul PBE, sul server cinese, quindi laggo un po', ma come sempre sto cercando ormai di portare un game sul campione nuovo dove lo provo senza aver visto le spelle, senza aver visto nulla, tanto per avere così, diciamo, un primo impatto genuino. Quindi vi porto sempre il primo game in questo caso. Poi, con calma, appena avrò più notizie sul campione, arriverà anche l'introduzione che vi spiegherà tutto quanto. E quindi vi lascio al gameplay. All right. Questa con Botoker primo item non è male. O preferite quella col Ghost? Cioè, perché si gioca Cleans su PC, che io sappia, se non erro. Fai soldi in Cina. Comunque poi è un discorso da affrontare in un'altra live, perché ora registro anche il game di Zeri. Comunque, però forse questa col Ghost non è male. Cioè, lì dal tempo la preferisco. E primo item storm e mi piace. Dai, proviamo questa build. La skin sarebbe questa, che è veramente, veramente figa. Ma faremo il game con la cosa base. E la gioco con i bot? Sì, buona fortuna a voler piccarla contro i player che è appena uscita sul PBE. E immagina provare a piccarla con il ping da europeo contro i cinesi. Faccio, penso, 40 game prima di riuscire a piccarla. Vabbè, ma anche Darkbreaker fa così, eh. Ciao, Balu. Ok. Mamma mia, Air Server quanto fa schifo. Mamma mia, quanto lag. Io come faccio a giocare a sto champion con questa lag? Su Zoe era importante, ma su Zeri mi sa che è peggio. Allora, scopriamo così insieme le abilità, poi farò ovviamente, questo sicuramente è un video su YouTube anche, e farò anche un video come sempre dove spiego tutte le abilità del campione, tempo che lo faccio, probabilmente la prossima settimana. Project Zeri è la skin, sì. Allora, vediamo, l'attacco base va mirato, regà, va mirato, guarda. L'attacco base va mirato. Oddio no, miralo qua però. Ok. Se faccio l'auto-aim funziona. L'auto-aim non funziona abbastanza bene. La Q che cacchio ho tirato? La Q ho tirato una pizza. Visto che ho tirato una pizza. Ah ok, è skill shot. Oddio, e menano. Va bene. La W e il raggio. Ma questa mi ha appena fregato le cure. Para? Ok. Flash out perché sto laggando ovviamente, quindi è pericoloso. Ah, il problema è che come non posso sparare la gente dietro? Non posso sparare la gente dietro perché... Oddio quanto è piccolo rispetto all'iPad. Perché l'attacco base attacca solo davanti. Ok. Faccio dash in. Nami, te prego, dagli l'attacco base. Oddio, è fortissima Nami. Oddio, no, laggo. Vabbè, peccato. Aspetta che posso fare una cosa, forse. Guardate qua. Boom. Boom. Ok, posso tirare, vedete, la seconda abilità si allunga coi muri. La cura attacco base, sì sì, è vero, è al contrario rispetto al PC Rosner. Il problema è che laggo come un porco. La Q, vedi, no, la Q non è l'attacco base qua. Qua su Wild Rift fa quella bolla per terra, fa. La Q fa questo, fa sta esplosione per terra. La E posso farla anche sul muro, guardate. E anche questa. Una Kamehameha laser. No, mi devi beccare. Porca poca Nami. Ma mi dobbiamo beccare, sennò ci menano qua. Bello questa la Q. Devo capire quanto danno fa. Così diventa un attacco ad aria. Aspetta, che intendi? Ah, cioè il mio attacco base diventa ad aria. Oh merda. Hanno invertito la double attack con la prima abilità. Sì, no, perché ovviamente devi poterla mirare, non è troppo scomoda qua.
Nami, dobbiamo andare, non ho più mana. Le scarpette no, costano 300 o 400 adesso? 400. Ma si può surfare sul bordo qui? Vediamo. No. No, non serve a niente. Ehi, sta intanto. Ma veramente? Sniped. Vabbè. No, laggo. Mi si sta rabugliando lo schermo. Voi lo vedete sempre dalla stessa luminosità, vero? Mo provo. No, non posso alzarla adesso la luminosità. Sono morto. No? Brava Nenami con Lial. Dai! Porca loca. L'ho presa là dietro, utilizzando la seconda abilità sulla torretta e allungandola. Problema, vedete, è quando ho le spell in CD riuscire a prendere qualcuno. C'è Olaf dietro, che non ci ganka al momento. Vai Nami. Smurfa la Nami. Oh cacchio. Cacchio quanto laggo. Cacchio. Ho rischiato. Ho sbagliato l'ordine della... Ma come faccio ad attaccare sta roba? Ok. Come messa Evelyn nel meta ora. Ma è sempre buono giocare Assassin quando c'è un inizio season. È molto facile che si riesca... Ok, forse... Vabbè, questo è pazzo. Io ho intato. Però forse muore dai minion. No. Ora che ho lo Storm Razor potrò rallentare di più, considerevolmente. Prendo altro critico. Qua cosa si potenzia prima con la skin? Lo scatto e il laser? Io credo comunque la Q. Perché costa pochissimo mana e ha poco cooldown, guarda, solamente 3 secondi. Ed è un danno facile da fare. Poi ovviamente guarderò le stat e lo farò nell'introduzione parlando. Ma guarda quanto poco cooldown e mana costa. Sono sul server cinese, sì. Come vedi laggo come un maiale. Come mi sembra? Sembra estremamente divertente da giocare. Molto versatile e mi piace. Mi piace molto. Sono contento di aver aspettato Wild Rift per provarla e non averla giocata su PC. Sarà sicuramente più difficile da imparare rispetto ad altri champion, ma guardate, questo kit è molto interessante. Ok, lui dovremmo riuscire a prenderlo in teoria, oppure no. Perché laggo abbastanza. Ecco, l'attacco base sicuramente sarà più facile da giocare su senza lag. Fatico un pochino. L'auto aim sembra prenderlo bene, l'auto attacco. Cioè, è molto più comodo stare a spammare l'auto attacco, anche se ogni tanto cambia il bersaglio, per ora con la lag quantomeno, che provare a mirarlo. Se provo a mirarlo lagga troppo. Termini di vita e di HP mi sembra buono, cioè non mi sembra eccessivamente squishy. Godibile. La W, se io faccio così senza il muro... Ah, vedi, la seconda abilità, se la fai senza un muro, non è così grossa e cattiva. È diversa. Quindi se io faccio così... Bonk. Un po' toxic sono stato, sì, sono stato molto toxic. Volevo vedere se riusciva a tower devare. Probabilmente senza lag ce l'avrei fatta. Però è stato interessante. Vado a comprare... Continuo con queste e faccio le scarpe, quelle per curarmi. Oddio, non le posso... Sì, le posso fare a breve. Dalla base in teoria potresti usarla, la E. Non me la... Ah, dici da qua? Aspetta, tipo così? Non me la sta facendo usare. Cosa fa la ulti che non ricordo? Allora, non lo so neanche io al 100%, ma mi sembra che faccia un cerchio intorno a sé, che fa dei danni... E che aumenta i danni in per che fai, credo. Occhio. Bella Ninjitsu, grazie mille per la sub di primo livello. Oddio, aspetta. Scatto. E per il terzo mese, una jump discoteca, uno spam di cuoricini e let's dance. Grazie mille, grazie del supporto.
La usa lei sui muri della jungle. No, ah, sì, no, lo so che lo posso fare. Stavo provando su a vedere. Tanto la E attraversa il muro a prescindere tutto, no? La W, vedete, senza il muro non si allunga. Tanto prendo la torretta. La passiva va in combo con gli scudi. Sì, sì, sì. Fai più danno alle persone che hanno gli scudi, mi pare, no? Però tanto quello dovrò farlo quando traduco le spell e controllo. Ok. Non muovo la telecamera perché non ho sistemato la telecamera ed è tipo velocissima. È molto interessante l'attacco base, però non mirato. Cioè, ti permetterti di tirarlo così è molto carino. Oddio. Devo flashare out? Sì. Dai, però. Ingaggiate. Oh, cacchio. Vabbè, mi trollano. Ok. Vabbè, io laggo e va bene, ma sti bot mi trollano. Ma volete venire con me in, cacchio? No, tutti che scappano. C'è Rakan senza mana. Fiora bassissima. Ok, Nami God. Smitraglia, sì. Gli rubi anche la percentuale dello scudo. Molto buono, allora. Lo sto leggendo, Murasaki, ma cercherò ovviamente, come sempre, di portare un video apposito per le abilità. Vediamo così. Ecco qua, vedete, ho attraversato... Dai, vi prego, ti prego. Mi ha stunnato, Nami, mi ha stunnato! Regà, mi sento male! Mi sento male, Nami, mi ha stunnato dall'altra parte della mappa! Ma che vita di stenti ho! No, vabbè. Raga, non ci credo. Tra tutti i champ che Reddit poteva inserire, ha preso quello peggiore. Sono gusti. Io credo che... potrebbe esplodere la terra se ci fosse una decisione di una compagnia videoludica che metta d'accordo la maggior parte delle persone. C'è sempre qualcuno che si lamenta, quindi è irrilevante, credo. Cioè, non per la tua opinione, ma per in generale, Hunter. Cioè, è impossibile mettere tutti d'accordo. Se lo hanno fatto, una motivazione ce l'hanno. Io personalmente sono contento, è molto interessante. È un campione che... Mannaggia la loca! Oh. Oh, finalmente, Jumpy Allen. Finalmente, nonostante la lag. Mi sono dovuto riposizionare in modo da poter spammare anche su Rakan dietro. No, non è vero che mancano i tank in generale. Il tank meta hanno provato a farlo funzionare, ma non è andata per niente bene. La E ha veramente tanto cooldown. Perché il mio range è aumentato così tanto? Oddio, oddio. Ve prego. O sono pazzo io, magari. Vai, Renekton, ti prego. Oh, the god. Oddio, vabbè. Sta roba del raggio che si lancia è una figata. Ok. Bonk. Sì, sicuramente giocarla senza lag è molto più divertente. Sono già tiltato per il teaser per il release della 4.1. Non parlerò di leak ancora non ufficiali. Cioè, sono leak soltanto dati da Chouz, li eviterei. E no. E il fatto che... Sì, beh, vediamo... Vediamo se magari il fatto che hanno scelto di mettere un campione... cambiando le sue abilità, perché le hanno cambiate invertendo la prima e la passiva, spero l'abbiano fatto con cognizione di causa. Oddio, volevo vedere quanto danno facevo, ma... Ecco, vedete la Q quanto danno ha fatto. Il problema è che ci stanno entrando i bot in base sotto. Devo andare a provare a fare. Mi sento... Cioè, sono messo bene. Come on. Ma mi sento... che sto faticando di più rispetto ad altri game. Oddio, rischio di missare l'attacco base qua. Che vuol dire che...
Raga, che predict ha fatto sto tizio? Ma lo ammazzo, ma... Stiamo scherzando. Ok, questo lo dovrei poter prendere molto facilmente. Esatto. Guardate quanto attack speed c'ho adesso, assurdo. Ah, è lì tal tempo, giustamente. No, 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 Olaf. Allora, vediamo. Living testiamo l'Olaf. Vai. Olaf. Mo asce, se mi ulta è un problema. Ho la Supreme e volevo provarla su Olaf, ma sta... per ora sta indietro lui. Merda. Devo riuscire ad andarmene. Ok. Vado a shoppare a questo punto. Alright. Già miracolo il campione commissione. Esatto, esatto. Che ci siano. Vabbè, ma devono dare anche un po' di quel tipo di campioni. Perché c'è la gente a cui piace giocare campioni diversi. Oddio. No, ma li dovrei aprire io. Ehi, Renekton. Fai tenti di rubarmela. Qual è il muro più lungo su cui tirare la W? Ehi. Ma scusatemi, ma questi qua dietro? Toto la Suprema. Vado a scattare. Ti prego, Renekton, uno stun. Niente. Faccio la torretta. Quando era il rework di Aurelion? Non è stato detto. Spero lo mettano. Spero onestamente che lo mettano. No, ho sbagliato. Potevo prenderla. Ora in teoria Rakan a breve potrebbe ingaggiare, ma mi sa che non lo fa perché ha paura di Renekton. So. Direi che Renekton è scoppiato. Ho fatto una cazzata. Ho fatto una grossa cazzata. Non ho considerato lo slow di Olaf. Cioè, più che altro sto giocando come se non avessi il lag. Ma laggo come un porco. Mi piace comunque Orianna e Nami perma split pushing, eh? Perché il support non è con me? Ciao Reflex, buonasera. Buona cena, Dome. A parte Orna, ricordo poco di un tank rilasciato sbroccato. Aspetta, perché... Ah, dici che Orn era considerato sbroccato al rilascio? Beh, non è facile. Cioè... Oddio, Xante, forse? Xante potrebbe essere considerato sbroccato? Se siete persone che si chiedono di che stiamo parlando su YouTube, sono e dei campioni di League of Legends PC che... Alcuni si spera arrivino, altri si discute. Vado bot. In teoria dovrei giocarmela easy qua. Vabbè, vado su Ashe a questo punto. Ora mi ulta. Ok, non mi ha neanche ultato. C'è Zigzmid. Posso... Devo capire se riesco a chitare. Come on! Cioè non a chitare, a inseguire. Guarda quanto... Lago talmente tanto che la terza abilità non me l'ha fatta neanche sul muro. Ok, sicuramente questo sarà un campione molto interessante da provare. Non vedo l'ora che arrivi sul server ufficiale. I danni mi sembrano buoni. L'attack speed buff che prendi con Lethal Tempo non è male. Vorrò provarla anche a P, sicuramente. Il problema è che fatico a doggiare Rakan al momento. Questa spell AP ha fatto 435 e io non ho nemmeno un item AP. ho appena fatto a dash. L'R? Oddio, vi prego. Ho voluto usare la Quicksilver Sash, ma il tempo che l'ho premuta sono morto. Ciao Ryusaki, ciao di nuovo.
E non sono riuscito a premerlo, ho 300 di ping. E esatto, il CD è molto poco. Immagina se giochi una build AP dove hai anche cooldown reduction. Cioè io non ne ho praticamente. Qua non c'è, se no... non me li ricordo tutte a memoria. Scala. Sembra che scali. C'è scritto DAP. Danno magico. Quella cosa viola in teoria è la cooldown reduction, però. Vado mid ad aiutare questo. Tipo adesso questa non scappa mai. Proviamo ad andare da Dash. Sì, vabbè. Scoppiata. Easy. Easy scoppiata. Ora vado verso la mid. Suicidio. Ce li dovrei poter fare entrambi. Oh, sì. Ok, va bene. Perfetto. Fatti giù entrambi. Ora posso pushare. Oddio. Oddio, ma quanto male gli ho fatto! Ziggs, quanto male ti ho fatto! In teoria non mi fanno più niente senza Ragan. Oh mio Dio. La W la lancia tipo in avanti e si allunga. Oddio, i danni su quello! E GG. Vediamo i danni in generale. È meglio da mid che di carry. No, non esageriamo. Non tiratemi fuori cose che non ho detto. Non lo so. Non lo posso sapere. Devo vederla prima. Devo provarla senza lag, AP, eccetera, eccetera. Questa era per provare, come sempre, fare il primo game e provarla per curiosità. Allora, MVP. 16-6-3, ovviamente. MVP, chiaramente. 52k damage. Laggavo come un porco. Non sapevo cosa facevano la metà dell'abilità. E la build per ora è una build così proprio infarinata. Infatti ho fatto quella che avete visto insomma all'inizio quando ho selezionato il campione. No, mi piace, voglio provarla assolutamente anche a P. E voglio vedere com'è quando ho la reazione veloce per giocarla. Danni interessanti, tocca vedere quanto è veloce il cast della E per riuscire a doggiare. Quindi interessante. Detto questo, come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale, mettere il commento, se siete arrivati fino alla fine può aiutare un commento qualsiasi, anche semplicemente un emote, perché YouTube lo vede molto di buon occhio. E detto questo ancora, scusate la ripetizione, vi auguro una buona serata, delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video.